figlio che ascende al cielo, quella di una madre che rimane in terra. E la quarta parola è la parola alla pace del cuore. Aspetti, signore. Bene, vada pure. Prego. Anche se sono un po' camuffate dalle mascherine, siamo anche collegati in streaming con chi non può partecipare e ci segue quindi in diretta per partecipare con noi e fare comunità. Questa doppia festa, oggi prevale innanzitutto la festa dell'ascensione del Signore, ricordare che Gesù ci ha affidati alla comunità della Chiesa. E poi per noi, in modo particolare, come famiglia salesiana, ricordiamo Maria Ausiliatrice, colei che è stata l'iniziatrice della grande opera anche salesiana. Preghiamo. Che la festa dell'ascensione, però per noi qui come oratore della parrocchia salesiana, è una festa di Maria Ausiliatrice. Gesù che sale al cielo è un modo per indicarci una verità estremamente importante, che siamo fatti per andare in alto, non solo Lui. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Maria Ausiliatrice vi accompagni, andate in pace. L'ascensione del Signore si inserisce nel tempo degli Apostoli. C'è stato il tempo di Gesù, dall'incarnazione fino alla sua risurrezione e ascensione. Da qui in poi c'è il tempo degli Apostoli, che sarà poi anche il tempo della Chiesa. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Le mascherine che portiamo sicuramente nascondono il nostro sorriso, ma i nostri occhi sono bene in vista e la gioia che tutti portiamo nel cuore come figli di Don Bosco, come cristiani, in questo giorno di festa che è una doppia festa, una festa che ci introduce a un'altra festa, è visibile e lo manifestiamo con i nostri sguardi e io sono molto contento di poter rivedere questa basilica finalmente popolata.
Per me è una grande gioia incontrarvi di nuovo. Ci siamo lasciati parecchie domeniche fa. Vedete le cose, no? C'è sempre l'ora delle tenebre, ma l'ora delle tenebre ha un termine, come per Gesù sulla croce, e torna la luce pian piano. Noi aiutiamola la luce con la nostra prudenza e con il nostro prenderci cura di noi stessi, ma anche degli altri accanto a noi. Regina dei cieli sei, madre dell'amore, mi rivolgo a te, porta questa mia preghiera al re dei re, come facesti a Cana, intercedi per me, e grazia sarà. Grazie a Sara.